Il nuovo plugin AI Assistant di Aruba ti consente di creare e personalizzare il tuo sito web in modo del tutto pratico e veloce sfruttando l'intelligenza artificiale, per aiutarti a gestire il sito in WordPress senza avere competenze di programmazione o design. Il plugin è disponibile solo con l'acquisto di un servizio di hosting WordPress gestito o hosting WooCommerce gestito. Al primo accesso al pannello amministrativo di WordPress ti verranno richieste informazioni utili a creare il sito. Successivamente avrai a disposizione una dashboard che ti consentirà di accedere a tutte le funzionalità. In questo tutorial ti mostrerò l'intera procedura. Per iniziare, collegati alla pagina www.nomedominio.xxx/wp-login.php. Inserisci il nome utente o l'indirizzo email dell'account di WordPress, la password e accedi. A questo punto devi configurare la categoria che più si adatta al tuo business. Il sistema genera una lista di parole chiave rilevanti per la tua attività, in base al testo inserito. Selezionane una tra quelle suggerite. Clicca il pulsante Successiva per andare avanti. Inserisci il nome della tua azienda, con la possibilità di modificarlo anche in un secondo momento. Identifica e seleziona gli obiettivi principali della tua azienda. Definire gli obiettivi è fondamentale per guidare il processo di sviluppo del tuo sito web e per valutarne il successo. Gli obiettivi devono essere specifici, realistici e allineati con la tua visione e le tue esigenze aziendali. Procedi. Seleziona il design desiderato tra i modelli disponibili, con la possibilità, anche in questo caso, di modificarlo in un secondo momento. Vai avanti. In questo step, scegli le pagine che dovranno comporre il tuo sito. Il sistema ti propone un elenco di pagine da aggiungere al sito con la possibilità di personalizzarle o aggiungerne di nuove successivamente. Ci siamo quasi! Nel campo indicato, inserisci una descrizione efficace per presentare al meglio il tuo business. AI Assistant ti aiuterà a generare in poco tempo contenuti di alta qualità. Una volta generato il testo, puoi modificarlo in base alle tue esigenze. Per concludere, seleziona il tono del tuo sito, che dipende dal target e da cosa vorresti ottenere da questa visibilità virtuale. Clicca il pulsante Successiva e attendi qualche istante. La configurazione del plugin è completata e il sito è online. A questo punto hai accesso alla tua dashboard e potrai utilizzare tutte le funzionalità per gestire al meglio il tuo sito web.